e benvenuti anche oggi sul canale YouTube della Perugia Motori. Oggi parliamo ancora una volta della nuova S-Cross, ma questo è un video a cui tengo particolarmente perché i più attenti se ne saranno accorti. Qualche giorno fa nel nostro canale YouTube, nella nostra community, vi abbiamo lanciato un sondaggio chiedendovi, visto che avevamo già visto in diversi video la nuova S-Cross, se preferivate scoprire ancora meglio i consumi della macchina o esplorare i nuovi sistemi di sicurezza ADAS. La precedente versione di S-Cross non aveva gli ADAS di secondo livello, questa sì, e quindi vi abbiamo chiesto: preferite indagare i consumi o parlare un po' di ADAS? E ci avete risposto tutti consumi. Proprio per questo motivo tra poco andremo su strada e capiremo quanto consuma la nostra nuova S-Cross motore 1429 cavalli mild hybrid. Ma prima di andare su strada, se ancora non l'avete fatto, ovviamente vi devo ricordare due cose fondamentali. La prima è quella di iscrivervi al nostro canale. Perché? Perché ogni volta che mi chiamate, vedete il numero qua sotto, mi dite: Sara, ho visto 1000-2000 video tuoi e adesso voglio un preventivo fotonico. Perché lo so che avete i prezzi migliori d'Italia e ormai lo sapete, vi consegniamo la macchina gratuitamente a domicilio. Quindi non importa da dove stai vedendo questo video, perché consegna gratuito e prezzo migliore d'Italia. Ma on top a tutto questo, quando mi chiami e mi dici: Sara, io sono iscritto al tuo canale, per te c'è uno sconto ancora più fotonico. Quindi ricordatevi sempre di dirmelo. Altra cosa importantissima è, oltre a iscrivervi al canale, attivare la campanella. Questo perché? Perché quando esce un video nuovo, proprio come questo, deciso dalla community, tu, se hai attivato la campanella, sarai il primo a essere avvisato. Bene, ma torniamo al nostro video. Come scopriremo oggi i consumi? Sergio, il nostro capo officina, e Andrea, responsabile del canale YouTube, insieme andranno in giro con la nostra S-Cross. Precisamente faranno 140 km, andranno nella zona del lago di Corbara e arriveranno fino al Monte Peglia. 140 km per vedere il consumo effettivo della macchina. E qui già lo so quello che state pensando: beh, ma sicuramente Sara, nel parlare della nuova S-Cross, andrete a provare una due ruote motrici perché consuma meno. No, siccome ogni volta che mi chiamate per un preventivo mi dite: Sara, vorrei il 4x4 forse per un po' di sicurezza, ma quanto mi consuma di più? Allora, partiamo da un'idea. Il 4x4 pesa 80 kg in più del due ruote motrici. Già da fermi c'è questa differenza di peso. E allora, per sfidare proprio questi consumi, oggi andiamo a provare una 4x4. Altra cosa molto importante, ovviamente, mentre la proveremo, continueremo a esplorare la macchina. Per questo motivo proviamo una 4x4 nella versione Top Plus, quindi super accessoriata, un sacco di tecnologia nuova di cui non eravamo abituati in caso Suzuki. Magari qui vi linkiamo il video precedente dove vediamo tutta la tecnologia, e adesso si va su strada. Mi raccomando, mentre vedete il video, commentate, diteci cosa ne pensate, perché ovviamente i vostri commenti sono fondamentali per il prossimo video. Siamo pronti? Si parte con Andrea e Sergio. Ciao a tutti e benvenuti sul canale YouTube della Perugia Motori. Oggi a me e a Sergio ci vedete ancora una volta a bordo della nostra nuova S-Cross, perché andiamo a fare un video il cui risultato sinceramente ci incuriosisce parecchio, perché andiamo a testare i consumi di quest'auto. Ma prima di iniziare, come sempre, come ha fatto anche Sara, anche io vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui contenuti che piano piano andremo a caricare. Bene, perché oggi andiamo a fare un video di test drive sui consumi della nuova S-Cross. Il motivo è molto semplice: perché lo avete voluto voi. A inizio settimana abbiamo lanciato un sondaggio nella nostra community su due possibili video, uno appunto di consumi e l'altro per verificare il funzionamento dei nuovi sistemi ADAS. Ha stravinto il video sui consumi e quindi oggi ci andiamo a percorrere un po' di chilometri. Diamo qualche dato appunto sul percorso che andiamo a fare. Faremo un totale di circa 150-160 km, perché siamo partiti dalla Perugia Motori a Ponte San Giovanni, raggiungeremo il lago di Corbara e poi risaliremo verso Perugia e dunque verso la Perugia Motori. Sarà un percorso misto, affronteremo un tratto di extraurbano con superstrada, un tratto un po' più tra virgolette urbano, avvicinandoci comunque al lago di Corbara, dove avremo delle velocità più controllate, e poi un tratto più impegnativo anche con dei tornanti, dove metteremo più a dura prova la nostra S-Cross. Un altro dato importante da mettere sul tavolo: siamo su una Top Plus 4WD, e quindi questo è importante per poi definire i consumi. Naturalmente vi faremo vedere le immagini del nostro rifornimento. Abbiamo fatto il pieno, abbiamo azzerato il computer di bordo,
però ovviamente con una 4WD andremo a consumare un po' più rispetto a quello che potremmo fare con una 2WD, ovviamente. Però questo è anche uno dei nostri prodotti di punta, quello che consegniamo anche più spesso ai clienti che ci contattano, e poi d'altronde non abbiamo niente da nascondere, quindi vi facciamo vedere una prova reale di test drive sui consumi con i 4WD. Bene, Sergio, aspettative? Beh, aspettative naturalmente con questo sistema mild hybrid sicuramente sono molto alte. Che dire, le voci che già ci sono arrivate, parliamo di un consumo intorno ai 18 km con un litro di benzina, che comunque vara, non sono pochi, anche perché il motore già sicuramente lo conoscete, molto molto brioso, molto divertente da portare, non è un classico 1.4 come lo chiamiamo noi nel nostro gergo, sordo, ma è un motore veramente veramente divertente, e anche quando finisce la potenza, la funzione turbina, il motore non è che diventa morto, il motore ancora tira tranquillamente sopra i 5.000 giri, è veramente veramente divertente da guidare e da provare sicuramente. 18-19 km con un litro non è male, anche perché su questa vettura, come già vi ha anticipato Andrea, è una 4x4, quindi naturalmente dal due ruote motrici abbiamo già qualche chilo in più di pesantezza, e in più abbiamo il trascinamento dell'albero di trasmissione, dei due rinvii e del differenziale posteriore. Ma andiamo alla scoperta dei consumi, così almeno vi diamo dei dati reali, è quello che voi sicuramente ci state richiedendo, è quello che voi volete vedere, e siamo a bocca aperta? Vediamo un po', vediamo un attimino di capire come si comporta. E allora, aspettative importanti, noi iniziamo il nostro viaggio, a dopo, ciao! Bene, ci siamo fermati perché siamo all'incirca a metà della nostra strada, siamo al giro di boa, abbiamo percorso un tratto di strada tra virgolette abbastanza semplice, la strada ci ha aiutato a consumare anche poco perché eravamo in discesa, però poi siamo passati anche in un centro urbano a Orvieto Scalo, e adesso stiamo risalendo per raggiungere Perugia e quindi la nostra concessionaria, la Perugia Motori. Abbiamo percorso circa 75 km consumando 4,8 litri ogni 100 km, ovvero una media di 20 km con un litro. Sergio, te lo aspettavi così? Beh, meglio, peggio? Come già vi avevo annunciato, da rimanere a bocca aperta, perché comunque vada, per la macchina che è, per il volume comunque vada, ma grazie al sistema ibrido ci ha dato questi bei numeri. Naturalmente vettura tutta tonda, perché comunque vada è una vettura, come abbiamo detto, 4x4, quindi i consumi sono sempre un po' penalizzati, però da rimanere a bocca aperta, perché comunque i 20 è un bel numero. Naturalmente adesso risaliamo su, come già Andrea vi ha annunciato, andiamo su verso il Monte Peglia, riscendiamo a Masciano, poi riprendiamo la superstrada e torniamo a casa. Vediamo i numeri proprio lì, perché andremo di nuovo dal distributore e rifaremo il pieno, e così si vedranno i consumi effettivi. E senti, come hai visto l'auto, come si è comportata guardando il computer di bordo? Allora, che dire, la vettura, come già avevamo annunciato, è completa, quindi abbiamo tutti i sistemi ADAS che ci aiutano anche nella guida fuori, urbana o extraurbana, comunque vada, ti mantiene sempre al centro della carreggiata, ti corregge, quindi ti rilassa naturalmente. La vettura è molto semplice e facile nella guida. Il sistema ibrido, che uno lo può visualizzare sia nello schermo centrale dove è il contachilometri o sul monitor 9 pollici, ti dà la sensazione e ti fa camminare, godere proprio la strada, perché puoi accelerare in tutta tranquillità, perché consuma veramente poco, come già vi abbiamo detto. E allora riprendiamo la nostra strada, ci aspetta il tratto più complicato, quello in salita, che metterà più a dura prova la nostra auto e dunque i nostri consumi, ma vedremo, sicuramente ci stupirà la nostra S-Cross. Assolutamente, bei numeri. A dopo.
Il nostro viaggio sta proseguendo e abbiamo ormai superato i 100 km percorsi nel nostro test drive sui consumi, 103.4 per la precisione. Stiamo scendendo dal Monte Peglia per tornare alla nostra concessionaria, alla Perugia Motori, e adesso il nostro consumo è 5.4 per 100 km percorsi. Ovviamente alla fine del video torneremo al distributore, rifaremo il pieno e vedremo il consumo definitivo del nostro test. Però per adesso, Sergio, c'è da dire niente male. Assolutamente no. C'è da dire anche che adesso stiamo scendendo, ecco perché è tornata a 5.4 come media. Abbiamo toccato i 5.7, 5.8, che comunque per la vettura che è, 4 ruote motrici, non è male. Da notare, sistema ibrido che ci aiuta in fase di accelerazione. E qui mi vorrei soffermare un attimino, perché? Perché tanti clienti ci chiedono ma com'è che funziona e come riesco a sfruttarlo al meglio. Naturalmente, come ben sapete, abbiamo 13 cavalli e 6 a disposizione tramite il sistema ibrido, tramite il motore elettrico. Dov'è che noi dobbiamo essere bravi? È nelle accelerazioni, perché se noi utilizziamo un piede delicato, l'accelerazione stessa verrà generata solamente dal motore elettrico. Se noi andiamo a premere il pedale dell'acceleratore oltre la metà, comunque vada, i 129 cavalli supereranno immediatamente la potenza e i cavalli del motore elettrico, quindi il sistema lavorerà per poco tempo. Quindi, che dire, più siamo leggeri sull'accelerazione, più l'accelerazione la farà solamente il motore elettrico e andremo a consumare di meno. Ecco perché anche questa mattina siamo riusciti a portare una vettura che comunque vada le dimensioni 4,30 m non sono poche, portarla a un consumo di 5,4, 5,6, 5,7. Che dire, eccezionale. E poi consumo di 5,4 per adesso, perché secondo me potremmo fare anche meglio. E tra l'altro ci tengo a precisare che non siamo andati piano per fare questo test, siamo semplicemente stati nei limiti e abbiamo seguito il nostro percorso, che all'inizio è stato un percorso tra virgolette più semplice, però dalla metà in poi siamo risaliti fino alla sommità del Monte Peglia e quindi lì chiaramente abbiamo consumato un po' di più. Da apprezzare anche il fatto che nel nostro sistema di infotainment abbiamo visto che la nostra batteria, la nostra spinta ibrida, non è andata mai sotto la metà del massimo della sua batteria. Anche questa è una buonissima cosa, no? Assolutamente, anche perché questo ci dà la possibilità di sfruttarla al pieno e sempre, non è che ci lascia a piedi, diciamola così, non è che ci lascia con poca carica, ma la possibilità di riaccelerare e accelerare solamente in elettrico ce la dà sempre, perché è molto molto rapido anche la ricarica. E allora io vedo dal computer di bordo, adesso vi faccio anche la ripresa, che intanto siamo scesi a 5.3 e siamo intorno ai 110 km. Tra poco torneremo al distributore e a questo punto sono veramente curioso di vedere il nostro consumo. A dopo! Il nostro test drive ormai è arrivato alla fine, abbiamo appena fatto carburante e vi assicuro che i risultati di quello che abbiamo fatto vi stupiranno. Stiamo per rientrare alla Perugia Motori, vi faremo vedere ve lo diciamo subito, perché abbiamo consumato per 141 km una media di 5.0. Straordinario. Assolutamente straordinario, c'è da dire che abbiamo fatto rifornimento e è andato poco più di 5 litri e mezzo di benzina. Proprio veramente straordinario per la macchina che è e per le prestazioni che ha. 141 km ci sembrano una distanza adeguata per fare un buon test drive sui consumi, ma ovviamente questa è una nostra opinione. Nei commenti scrivete sotto se sono troppo pochi, se vanno bene, se vi è piaciuto il test drive, scrivetecelo. Perché a noi ci fa molto piacere sia rispondervi che vedere un po' quello che si crea poi dopo nella community. Naturalmente adesso arriviamo alla Perugia Motori e la conclusione del video spetta a Sara. Ancora una volta, 5.0 per 100 km dopo aver percorso ormai 142 km. Ciao, al prossimo video!
ottimo, siamo tornati alla base, un bellissimo giro con Andrea Sergio, consumi veramente fotonici per la nostra S-Cross. Adesso ho bisogno di voi, ho bisogno di 1 miliardo di commenti. Che ne pensate di questo video? Che ne pensate dei luoghi del giretto che abbiamo fatto? Che ne pensate dei consumi della S-Cross? E soprattutto, state pensando di acquistarla? Siete indecisi tra il 2 e il 4 ruote motrici? Su quale preferite? O magari l'avete già acquistata? Che colore l'avete acquistata? Continuiamo a commentare, perché solo così può crescere la nostra community. E siccome sempre in più persone ci stai chiedendo le prove consumi, preparatevi per una sorpresa fotonica, perché il prossimo video ancora esploriamo i consumi, però di un'altra macchina. Voi quale vorreste vedere? Commentate, commentate, commentate!